Benvenuta tutta a tutti sul canale Nuovo Video Recensione. Sono sempre tappata di naso, mi sentite veramente in uno stato pietoso, però una settimana con l'influenza non riesco a farla passare in nessun modo. Se avete qualche prodotto da consigliarmi, consigliatemelo perché non so più che cosa prendere. Nulla, il prodottino della quale voglio parlarvi stasera è una crema corpo della linea Nash Argan, della quale vi avevo già parlato del profumo e dello scrub corpo, vi lascio le schede qua sopra. E io adoro veramente la linea di Nashi Argan. Io la trovo dalla mia parrucchiera che appunto vende la linea di Nashi e mi piace tantissimo. Io questa l'ho presa, anzi in realtà l'ha presa mia mamma quando è andata a fare i capelli la settimana scorsa da lei e appunto me l'ha regalata, oltre che se l'è presa lei anche per me, ed è il trattamento di bellezza per tutti i tipi di pelle. Nel frattempo sentirete delle risate a crepapelle, è sempre Andrea che guarda Masterchef, quindi ormai lo sapete. Comunque, questa crema è 75 ml, ha un formato da viaggio, è un PAO di 6 mesi. Allora, l'INCI non è propriamente fantastico, però le creme di Nashi a me piacciono veramente tantissimo. Vi leggo quello che c'è scritto e poi vi dico cosa ne penso. Cos'è? Crema corpo ricca ed emolliente, snellente e rimodellante, lascia la pelle vellutata al tatto, arricchita con preziosi elementi di origine naturale come olio biologico di argan, olio di germe di riso e glaucina, lascia la pelle del corpo tonica, nutrita e trattata, aiutandola a contrastare e controllare le maggiori imperfezioni come inestetismi, effetto buccia d'arancia, ritenzione idrica, a rapido assorbimento. Modo d'uso e consiglia di massaggiare, ok. Allora, cosa ne penso? Io la sto utilizzando da una settimana, anzi, a dire la verità, da 10 giorni, 10 giorni esatto, tutti i giorni, sia quando vado in palestra, che me la porto dietro anche perché è talmente piccola che non pesa, e a casa, perché poi la ritrapianto a casa. E mi piace tantissimo. Allora, innanzitutto la trovo molto nutriente, una crema molto ricca. Io la utilizzo sì, nelle zone di inestetismi, come ad esempio i glutei e le cosce dove io ho la cellulite, perché noi non abbiamo la cellulite, no, la utilizzo lì. Devo dire la verità che, vabbè, è talmente poco che la uso perché sono 10 giorni che non ho visto ancora dei grandi risultati, però in effetti vedo la pelle, come posso dire, più uniforme, quindi vedendola più uniforme noto meno gli inestetismi appunto della cellulite. Per quanto riguarda invece le altre zone del corpo, quindi braccia e gambe, devo dire la verità, è molto molto nutriente. Io ho la pelle secchissima, cioè ho la pelle del viso grassa, mista grassa, ma ho la pelle del corpo, specialmente delle gambe, a partire dal ginocchio in giù, che è secchissimissimissima, ed inverno poi ho tutta questa zona del braccio proprio secchissima anche questa. E devo dire la verità che questa crema è di un nutriente, ma di un nutriente che veramente in un istante, come voi la mettete, avete la pelle nutrita e idratata, perché infatti si assorbe subito e poi però è una crema ricca, corposa. Probabilmente questo grazie appunto all'olio di argan. E mi piace appunto tantissimo, ripeto, nelle zone critiche non ho visto ancora grossi risultati. Però la pelle comunque la vedo più uniforme, quindi diciamo che a impatto visivo la vedo comunque molto molto migliorata. Poi vabbè, vado in palestra, cerco di mangiare bene, ok, che quello è fondamentale. Vi faccio vedere com'è la consistenza di questa crema, che innanzitutto è un profumo buonissimo, che è il classico profumo di tutta la linea di Nashi, che sento poco perché ho il naso chiuso, ma riesco a sentirlo perché è molto molto intenso. Questo profumo proprio di argan di fiori buonissimo. La consistenza è questa, molto molto densa, come vedete infatti non cade, non si muove, è molto densa e cremosa. Vi faccio vedere che appunto si assorbe veramente subito, cioè voi andate a metterla, si assorbe veramente in 5 secondi, vi lascia la pelle morbida, vedete proprio morbida, liscia, vellutata, idratata, nutrita, profumata. Perché è un profumo buonissimo, però cioè, si assorbe subito, cioè io rimetto tranquillamente la mia manica del pigiama che non succede nulla, come mi posso vestire, cioè è veramente fantastica. E sicuramente quando finirà comprerò il formato grande, che non so se è un 100 ml, presumo di sì, 150, non lo so, però
perché è veramente fenomenale, mi piace tantissimo. E poi la cosa bella è che è talmente ricca, talmente nutriente, che ne basta poca veramente per idratare la pelle. Ha questo profumo che è fantastico, veramente. Non ho idea di quanto sia costata perché appunto è un regalo, ma se voi andate sul sito di Nashi trovate tutte le informazioni e anche i punti vendita dove potete trovarlo. Io appunto lo trovo dalla mia parrucchiera, anche se so che in determinate città quali Parma, Milano, lo so perché ci sono state entrambe e le ho visti proprio fisici, c'è proprio il negozio Nashi, quindi è proprio esclusivo Nashi, che non è un parrucchiere ma è proprio lo store di Nashi, ecco. Invece a Genova da me, appunto, io l'ho trovato dalla mia parrucchiera. E nulla. Cosa dire d'altro di questo prodotto che è super fantastico, super consigliato, quindi se lo trovate provatelo perché veramente è una crema fantastica, veramente per tutto. Poi la cosa bella è che sia idratante, che abbia anche diciamo dei principi che aiutano appunto l'inestetismi, la pelle a buccia d'arancia e la ritenzione idrica la rende ancora più preziosa questa crema perché voi con un unico prodotto avete tutte le funzioni che in genere ricerchiamo in più creme, quindi idratazione, anticellulite, antibuccia d'arancia. Invece qua veramente in un unico prodotto voi avete tutto, quindi veramente fantastico, super top e super approvato. Fatemi sapere se lo conoscete già o se avete intenzione appunto di andarlo a cercare se siete curiose di provare questa crema corpo di Nash Argan. E nulla, io vi saluto, vi mando un grosso abbraccio e un grosso bacio. Vi ricordo naturalmente se vi fa piacere iscrivervi al canale, attivare la campanellina e mettere un bel like al video. E nulla, adesso andrò a farmi un bel tè caldo con un bel cucchiaione di miele, sperando che mi aiutino un po'. E niente, noi ci vedremo al prossimo video e vi auguro una buona notte. Ciao!